Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali. In questo episodio parleremo del probabile avvento dei Mao Class Destroyer per la Marina Militare Popolare Cinese. Questo assets militare è atteso da World War III Roadmap Theory ed in breve vi spiegherò le ragioni strategiche. Sono andato da Perplexity e Gemini ed ho chiesto loro la stessa identica cosa. Qual è la probabilità che la Marina Militare Cinese sviluppi incrociatori dotati di missili DF-31 con MIRV e testate atomiche? Andiamo a vedere come ce la racconta la demenza artificiale di Perplexity. Poi, oltre a sganasciarsi dalle risate, commenteremo la valutazione strategica. La probabilità che la Marina Militare Cinese sviluppi incrociatori dotati di missili DF-31 con MIR-2 testate atomiche è bassa. Ecco alcuni punti chiave che supportano questa conclusione. 1. Caratteristiche del missile DF-31. Il DF-31 è un missile balistico intercontinentale mobile su strada a combustibile solido progettato per trasportare una singola testata. Non è progettato per il dispiegamento su nave o per trasportare più veicoli di rientro mirabili in modo indipendente. MIR-2. Attuali capacità navali. I missili balistici cinesi lanciati da sottomarini, come l'Ilung L-2, sono progettati per trasportare una singola testata e hanno una portata di circa 7.200 km. Non vi è alcuna indicazione che questi missili siano stati sviluppati con MIR-2 testate atomiche. 3. Sviluppi recenti. I rapporti più recenti suggeriscono che la Cina si sta concentrando sulla modernizzazione delle sue capacità di missili balistici intercontinentali terrestri, inclusi il DF-31AG e il DF-41, progettati per trasportare singole testate. Non vi sono prove di investimenti significativi in missili con capacità MIR-2 basati su navi. 4. Contesto storico. Lo sviluppo cinese dei missili balistici lanciati da sottomarini è stato lento e ha dovuto affrontare sfide. Il paese non ha ancora schierato un missile balistico affidabile lanciato da sottomarini e non vi è alcuna indicazione che stia dando priorità allo sviluppo di missili basati su navi con capacità MIRV. Considerati questi punti, è improbabile che la Marina Militare Cinese svilupperà incrociatori dotati di missili DF-31 con MIR-2 testate atomiche. Andate su Wikipedia, dico Wikipedia, non un super sito aggiornato di armi strategiche. Ecco, anche Wikipedia vi dirà che il payload di un DF-31 è composto da una testata da 1 megatone oppure da 9 MIRV da 90 chilotoni. I DF-31 sono già dotati di MIRV. Ancora i cinesi non hanno sviluppato le MARV, ma il passo è relativamente breve tecnologicamente. Perplexity è una vera pera marcia, probabilmente le hanno detto di mentire spudoratamente e di spacciare notizie false. Ecco, una buona ragione per non usare le intelligenze artificiali per ogni cosa, dato che non hanno la scienza infusa, ma spacciano palese disinformazione, un po' d'altronde come tutti gli altri mass media. Dunque, detto in due parole, cercherò di spiegarvi perché in World War III Roadmap Theory ci si attende l'avvento dei Mao Class Destroyer. Durante la Guerra Fredda gli USA applicarono il containment all'URSS e gli USA dispiegarono missili, IRBM e bombe B-61 un po' ovunque nel mondo, sia nei paesi NATO quanto nei paesi non della NATO, ma che però erano alleati degli USA e sostenevano il containment, e di Giappone, Sud Corea, Pakistan, eccetera. Oppure anche nella sperduta penisolina isoletta di Guam in pieno oceano indiano. Ecco, i cinesi non potranno fare altrettanto perché una diffusione come noccioline di armi nucleari tattiche cinesi non sarebbe gradita né agli USA né alla NATO, nemmeno alla Russia, nemmeno all'India.
La Cina ha già alcuni sottomarini nucleari lanciamissili SSBN con dei SLBM. Il tridente nucleare cinese sta replicando il tridente nucleare americano. I sottomarini nucleari sono armi strategiche da usarsi in caso di rappresaglia nucleare, qualora le forze missilistiche ed aeree della propria nazione fossero state colte da un attacco a sorpresa ed incapaci a sferrare un contrattacco sufficientemente di pari peso rispetto all'offesa subita, e quindi subentrerebbero l'attacco di rappresaglia effettuato dai sottomarini lanciamissili nucleari. Ora attenzione, è molto costoso, molto complesso costruire un SSBN che per essere utile deve per forza essere di energia nucleare, altrimenti un sommergibile armato con missili nucleari non servirebbe a nulla, sarebbe subito stanato dalla lotta antisom appena il sommergibile mettesse fuori lo snorkel. Le supercarrier sono vettori di armi nucleari tattiche, sono costosissime da costruire, occupano moltissime risorse finanziarie, molto equipaggio, altissimo numero, sono praticamente città galleggianti, utilizzano anche poi aerei, tanti aerei specifici solo per essere imbarcati con piloti, e ovviamente tutto questo gli occorre, diciamo, per poter funzionare e essere un meccanismo ben oliato, occorre fare molto addestramento, quindi occorre spendere molto in carburanti, missili, utilizzo degli aerei, manutenzione, riparazione. Ecco, i portaerei cinesi per adesso sono tutte skyjump, ossia non hanno catapulta, quindi hanno punti piccoli, pochi aerei, quei pochi aerei devono essere armati al 50% del loro payload, altrimenti non riuscirebbero a decollare dalle portaerei cino-russe che non hanno catapulta e sono dotate soltanto di un bidone di skyjump. Ecco, non ha alcun senso militare e non ha alcun senso finanziario costruire supercarrier skyjump, dato che i pochi aerei saranno in inferiorità numerica e meno armati, altrimenti ecco non potranno decollare dalle portaerei cinesi. Ecco, i battle group dell'USNAVI si muovono in formazioni, ci sono supercarrier da 90 aerei, destroyer lanciamissili, destroyer per la lotta antisom, navi petroliere, navi munizioni, sottomarini nucleari d'attacco per potenziare la lotta antisom. Quindi i cinesi non dovranno combattere una sola grande portaerea americana, ma tutto un intero battle group. Ecco, le supercarrier USA peraltro monteranno presto anche cannoni laser per abbattere le minacce dei missili ipersonici. Questo lo potranno fare senza subire particolari problemi, essendo le supercarrier alimentate da reattori nucleari a fissione. I battle group dell'USNAVI sono sensibili alla strategia Sea Denial, ossia con attacchi improvvisi di missili ipersonici con testata nucleare e lanciati da sottomarini insieme ad altri missili per saturare le difese del battle group. Oppure i battle group dell'USNAVI possono essere facilmente annichiliti con lanci di missili balistici con MIRV o MARV a testata nucleare. Il sistema Aegis infatti non è capace di intercettare MIRV o MARV in rientro balistico, ma solo missili monotestata. Costruire quindi un grosso destroyer lanciamissili, partendo ad esempio dal progetto russo degli Slava Class, mettendo sul ponte 8+8 di F-31 con MIRV, sarebbe molto più semplice e meno costoso di andare a costruire delle supercarrier convenzionali skyjump oppure delle supercarrier atomiche con praticamente catapulta e riempiendole di aerei di personale, perché poi sarebbero solo vettori che metterebbero a disposizione armi nucleari tattiche, mentre un lanciamissili così metterebbe a disposizione sarebbe una piattaforma per il lancio di armi strategiche, quindi decisamente più potente e più pericoloso. Un incrociatore anche propulso eventualmente convenzionalmente al seguito del battle group
ci potremmo immaginare una la presenza di alcuni destroyer per la lotta anti-SOM e con missili terra-aria e missili antinave, una petroliera per alimentare il battlegroup ed alcuni sommergibili convenzionali d'attacco classe Kilo reingegnerizzati dai cinesi. Ecco, il battlegroup così sarebbe molto più semplice da costruire, molto più modulare perché sarebbe possibile staccare o agganciarci navi che potrebbero essere destinate anche ad altro impiego, e poi sarebbe praticamente soltanto vulnerabile alla ricognizione satellitare nemica, ma però avrebbe il vantaggio di essere facilmente controllabile da India, Russia e USA nei loro movimenti, e questo potrebbe permettere proprio a 3 o 4 battlegroup simili cinesi che sono portatori di armi strategiche di poter essere tollerati, e permetterebbe alla Cina di dispiegare armi strategiche ad esempio a Myanmar oppure nel Mozambico senza di fatto mettercele, perché queste sarebbero armi dispiegate sostanzialmente su degli incrociatori di superficie. A differenza di una diffusione di SSBN cinesi con missili SLBM, che per loro natura sono invisibili e indubbiamente desterebbero un maggiore allarme, perché occorrerebbe tracciarli continuamente in continuazione, perché sono delle minacce persistenti. Ecco, invece i Mao Class Destroyer con una relativa flotta sarebbero relativamente facilmente controllabili con un satellite. I cinesi potrebbero quindi dislocare armi nucleari strategiche in Africa oppure in Myanmar senza di fatto mettere armi nucleari su terra, tanto che i battelli in superficie sarebbero mobili. Ecco, ma qualora scoppiasse una sindrome di Kessler oppure vi fosse un grosso buco satellitare su una vasta parte dell'Oceano Pacifico oppure dell'Oceano Indiano oppure dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano, ecco, i grossi incrociatori vettori di armi strategiche, ecco, le navi di superficie, diventerebbero invisibili, non essendoci più Intel satellitare. Con Galileo, GPS e GLONASS fritti, ecco, tutta la multi-domain battle andrebbe a farsi friggere. Resterebbero solo eventualmente i satelliti cinesi Beidou, qualora fossero evidentemente stati preattrezzati per resistere a un limitato periodo di tempo all'espansione della sindrome di Kessler, fornendo però così Intel satellitare. Un battlegroup simile, che avesse quindi un link satellitare che ronzasse intorno a Mozambico, potrebbe colpire, se volesse, l'India, quanto pezzi dell'Australia, oppure quanto tutti i battlegroup USA che si stessero avvicinando dal nord o dal sud dell'Australia, ma sarebbero già stati spottati dall'Intel satellitare e sarebbero immediatamente a tiro con le armi strategiche dei DF-31, e quindi praticamente questi vettori di superficie potrebbero praticamente andare a annichilire tutti i battlegroup nemici che eventualmente si stessero preparando a entrare nell'Oceano Indiano passando dal nord dell'Australia oppure dal sud dell'Australia, vicino praticamente al polo sud. Ecco, anche le flotte NATO nel sud dell'Atlantico potrebbero essere messe sotto tiro da queste piattaforme strategiche, appunto tramite la Intel satellitare e il raggio, ampio raggio dei DF-31. Queste, diciamo, anche le flotte NATO nel sud dell'Oceano Atlantico sarebbero vulnerabili, e quindi potrebbero i cinesi implementare con relativa facilità, senza andare a passare dalla costruzione di costosissime, sia in termini finanziari, sia in termini di sviluppo tecnologico, sia in termini di assorbimento di produzione di aerei, e sia in termini di costi di esercizio con forti addestramenti, delle supercarrier, che poi supercarrier cinesi alla fine dei conti sarebbero solo dei vettori di armi nucleari tattiche, non dei vettori di armi nucleari strategici. Ecco, questi incrociatori, grossi incrociatori, Mao Class Destroyer, sarebbero soltanto vulnerabili a dei potenziali attacchi silenziosi da sottomarini d'attacco nucleari, qualora riuscissero a violare la cintura di difesa dei sottomarini e dei destroyer di scorta, ovviamente, perché una piattaforma così capace di portare potere strategico sulla superficie del mare
da mezzo continente a mezzo continente, indubbiamente avrebbe una pingue scorta. Ecco, a mio avviso non serve alla Cina, in teoria non servirebbe alla Cina un potere aeronavale per imporre una strategia. Si denaia, infatti è sufficiente praticamente missili e testate atomiche con MIRV o MARV, e queste possono essere poste o sia su camion lanciando da terra verso il mare, quanto praticamente mettendoli su degli incrociatori, perché i sottomarini lanciamissili SSBN potrebbero essere utilizzati anche per altro scopo, oltre che per un'attività di attacco di rappresaglia con SLBM, potrebbero essere anche dei vettori strategici per una difesa. Invece che portare SLBM, potrebbero portare dei SLABM. E qui vi invito a andare a vedere il relativo podcast. Ora, questa è la regione per cui sarebbero attesi da World War III Roadmap Theory l'avvento dei fantomatici Mau Class Destroyer, magari proprio da una retroingegnerizzazione del progetto sovietico degli Slava Cruiser, inserendovi di DF-31 ed ovviamente nutrendo questi grossi incrociatori di destroyer più piccoli armati con missili antinave, missili terra-aria e razzi siluri e droni per lotta anti-SOM, oltre a dei sottomarini convenzionali d'attacco per migliorare la lotta anti-SOM, che sarebbe l'unico tallone di Achille di un battlegroup di tal sorta quando fosse in alto mare, altra cosa quando fosse vicino alla costa. Ecco, andiamo a vedere come ce la racconta invece Gemini. La possibilità che la marina militare cinese sviluppi incrociatori armati con missili DF-31 con MIRV e testate nucleari è un argomento complesso con diverse sfaccettature da considerare. Fattori che potrebbero favorire lo sviluppo. Capacità missilistica. La Cina ha già sviluppato il missile balistico DF-31, in grado di trasportare testate multiple, MIRV, e con una gittata sufficiente per colpire bersagli dagli incrociatori in mare aperto. Modernizzazione militare. La Cina è impegnata in un programma di ammodernamento militare su larga scala, che include il potenziamento delle sue capacità di deterrenza nucleare. Dottrina militare. La dottrina militare cinese enfatizza l'importanza di missili antinacque per contrastare le forze navali avversarie, e gli incrociatori armati con DF-31 potrebbero rappresentare un elemento chiave in tale strategia. Fattori che potrebbero ostacolare lo sviluppo. Complessità tecnica. Integrare i missili DF-31 su piattaforme navali come gli incrociatori è un'impresa tecnicamente complessa e costosa. Proliferazione nucleare. La Cina potrebbe essere riluttante a dispiegare armi nucleari su navi da guerra, data la potenziale escalation e le implicazioni per la stabilità regionale. Reazioni internazionali. Lo sviluppo di incrociatori armati con armi nucleari da parte della Cina potrebbe generare preoccupazioni e condanne da parte della comunità internazionale, con potenziali ripercussioni diplomatiche e di sicurezza. Attuale valutazione. Al momento, non ci sono prove concrete che la Cina stia attivamente sviluppando incrociatori armati con missili DF-31. Tuttavia, l'eventualità non può essere esclusa, data la traiettoria di modernizzazione militare del paese e le sue capacità missilistiche. Sviluppi futuri. L'effettiva realizzazione di questo scenario dipenderà da una serie di fattori, tra cui le decisioni strategiche della Cina, i progressi tecnologici e le dinamiche geopolitiche. Sarà importante monitorare gli sviluppi futuri per valutare le reali intenzioni della Cina in materia. È importante sottolineare che questa è solo un'analisi e che la situazione potrebbe evolversi in modo diverso. Dunque, un po' più corretta e possibilista appare l'analisi di Gemini, che è il Large Language Model appescato dal grande database di Google. E quindi Gemini conosce, oppure è stata programmata per non mentire, e quindi dice il vero circa l'esistenza di MIRV per DF-31 e sulla strategia Sea Denial, di cui DF-31 sono uno dei nervi principali cinesi. Ecco, a mio avviso, se i cinesi saranno razionali, i cinesi riorienteranno l'ammodernamento navale
sui Mao Class Destroyer invece che stare a perdere troppo tempo su una duplicazione della strategia dello Usnavi andando a costruire Super Carrier, che poi alla fin dei conti sono dei battle group che dispensano su te solo potere aeronavale convenzionale ed armi nucleari tattiche. Invece dei Mao Class Destroyer, i fantomatici Mao Class Destroyer sarebbero grossi incrociatori lanciamissili equipaggiati con DF-31, evidentemente anche S-300, per difendersi da attacchi, diciamo, aerei o missilistici importanti, e quindi potrebbero ovviamente partire dal progetto sovietico della classe Slava e migliorarli, modificarli, concependo una piattaforma, una nuova piattaforma convenzionale, come un vettore di armi nucleari strategiche di superficie, e quindi come tale necessiterebbe di un contorno di altri mezzi di superficie e sottomarini per sventare l'attacco aerei, attacchi missilistici, attacchi antinave, attacchi sottomarini. Ecco, in alto mare l'esistenza di mini droni marini come quelli che hanno affondato il lanciamissili Mosca è assai improbabile. Basti considerare la vastità dell'Oceano Indiano e Pacifico in rapporto praticamente al Mar Nero, in particolar modo alla distanza ravvicinata in cui l'incrociatore Mosca si era praticamente posto. Grande, grosso obiettivo facilmente detectabile. Altra cosa invece sarebbe avvicinarsi troppo alle coste nemiche, appunto, o in stretti con una ridotta manovrabilità, dove ovviamente l'impiego di mini droni navali o d'aerei potrebbero, o missili, potrebbero danneggiare ed affondare parte del battle group. Un po' come tutti i battle group, se li mettete all'interno di un canale molto stretto non c'hanno possibilità di dispiegarsi, non c'è possibilità di manovra, ma questo è un limite anche per l'eventuale presenza di battle group con supercarrier. Vedremo, a mio avviso, un po' la storia cosa ci porterà e se questa ipotesi sulla futura esistenza di fantomatici Mao Class Destroyer, incrociatori lanciamissili di F-31, potranno trovare un'esistenza o meno. Ecco, per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.